Bruno Editore presenta Risparmiare senza rinunce. Come difendersi dagli attacchi del marketing e imparare a gestire i propri soldi. Di Stefano Mini. Introduzione. Mentre scrivo queste prime righe, guardo la libreria e cosa vedo? Un libro intitolato Marketing Management. 1000 pagine abbondanti, tutte incentrate sul come vendere un prodotto a gente che spesso non vuole, né ha il bisogno di comprare. Sì, sono un economista e queste cose le sto studiando da anni e continuerò a studiarle negli anni a venire. Conosci il tuo nemico per sconfiggerlo, disse il generale e filosofo cinese Sun Tzu 2500 anni fa. Ed è questo il principio che sto cercando di applicare da un po' di tempo. Prima leggo i manuali di marketing e poi li rileggo in una chiave diversa, andando oltre le parole e i concetti enunciati. Arrivo al succo, lo analizzo e imparo a combatterlo nel modo ideale. Poi esco di casa e applico queste lezioni alla vita di tutti i giorni. In questo ebook troverai le tecniche che ho appreso in anni di sperimentazioni, così che non dovrai fare i miei stessi errori per arrivarci. Questo manuale sarà diviso in tre parti, due attive e una passiva. Le parti attive saranno concentrate sulle emozioni che regolano l'acquisto e principalmente su come risparmiare senza farsi mancare niente. Risparmiare, infatti, non è un gesto che si può compiere in maniera indolore, altrimenti lo farebbero tutti. Il segreto è quello di imparare come eliminare le spese inutili, in modo da avere più soldi senza sacrifici. La seconda parte, invece, quella passiva, è quella che viene erroneamente identificata come la più importante dalla maggior parte delle persone. Si tratta di un elenco delle più importanti strategie psicologiche usate dai negozi per venderti un prodotto, con tanto di descrizione accurata per riconoscerle e contrastarle efficacemente. Bene, sei pronto a incominciare? Ottimo! Un ultimo consiglio che voglio darti è questo. Il manuale contiene veramente tante strategie che puoi applicare ed è impossibile impararle tutte con una lettura veloce. Torna a leggere i capitoli più importanti almeno una volta e utilizza l'ebook come un manuale pratico da consultare regolarmente, più che un libro da leggere e riporre nell'armadio. Buona lettura! Stefano Mini.